In occasione del Festival Dante 2021 presso i chiostri francescani di Ravenna, un appuntamento di grande rilevanza culturale ed etica, quello con il governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, presentato da Antonio Patuelli, quale ha affrontato il tema Notte sull'economia di Dante su vicende dei nostri tempi. Occasione straordinaria, ovviamente Dante è una figura emblematica dell'Italia con tutte le osservazioni che sono state fatte sulla sua qualità lirica, in realtà il suo pensiero politico e forse anche economico, e di quello parlo oggi cercando di dire qualcosa di interessante. Anche positivo per la nostra economia? Beh, certo che positivo è il fatto che è stata realizzata così bene il ricordo e anche il racconto della vicenda terribile peraltro di Dante. E poi l'economia di Dante, ai tempi di Dante, è incerta nella valutazione che lui dà, ma chiaramente Firenze era il centro del mondo. Praticamente è impossibile fare dei paragoni di questo genere, si può solamente dire che ovviamente bisogna cercare di non ripetere gli errori che sono stati individuati nel passato. Nel caso di Dante è molto chiaro, la separazione tra finanza e economia reale dal lato economico è uno dei punti, l'avarizia, l'usura, questo suo forte accento sui problemi creati da questo è rilevante, oltre a quelli della superbia, della lussuria, che sono gli altri due vizi fondamentali capitali contro lui scrive nella Divina Commedia. E questo problema però è affrontabile, e il parallelo che io faccio tra la sua soluzione, che è la soluzione di trovare un'autorità sopra le parti che metta sostanzialmente d'accordo e elimini i rischi che ci sono nel sistema, e noi la possiamo solo trovare in un mondo globale oggi con la cooperazione internazionale, ed è quello in cui siamo impegnati con forza in questi tempi, anche in quest'anno di presidenza del G20 da parte dell'Italia. Grazie. Dante svolge una sintesi, fa la cultura della ragione, ovvero sia la cultura del civismo laico e la cultura cristiana, non avendo indulgenza per i peccatori da qualsiasi parte possano essere originari, e di conseguenza la commedia è piena di moniti, verso ogni tipo di peccato, e noi diremmo di reato, e quindi è in particolare un insegnamento severo, non solo per il passato, che lui confronta singoli episodi di vita vissuta da lui, ma anche per il presente e il futuro, e quindi è un forte monito di carattere etico. Intanto il bilancio generale mi sembra assolutamente positivo, il paese intero sta celebrando Dante da tutti i punti di vista, con tutte le competenze possibili, e quindi questo è positivo. Poi c'è il nostro piccolo bilancio della nostra iniziativa qua, che ormai è arrivata al 10° anno e si conclude proprio con questa celebrazione. Ovviamente sentiamo il peso della pandemia, non è stata ininfluente. Però siamo voluti arrivare lo stesso con tutta l'energia, tutta la forza, perché parlare di Dante è parlare del nostro paese, parlare della nostra lingua, parlare di noi stessi, dell'uomo, e quindi questa è una grande occasione. Naturalmente tutto questo continuerà anche nel 2022, nel 2023 e negli anni successivi, non è che sparisce, e vorremmo che non sparisse, che non fosse solo un'occasione effimera, come io dico un po' così. Non si va solo a fare visita al nonno una volta ogni 10 anni, ma si può andare regolarmente e averlo dentro di noi. Dante è dentro di noi. Noi abbiamo cercato con questo festival proprio di fare questo. Quel Dante che è dentro di noi, nella lingua, nella nostra cultura, nella nostra esperienza scolastica, nella nostra formazione, addirittura nelle espressioni che noi usiamo, può essere approfondito, può essere mostrato in maniera più luminosa, con una luce più evidente. Questo abbiamo cercato, quest'anno abbiamo avuto per noi grandi presenze, quindi non solo Dante come era nel suo tempo, ma come Dante ha continuato a parlare e come continuerà a parlare. Questa è la grandezza di Dante. Se vogliamo un'osservazione banale,
Dante è un uomo antico, non è un nostro contemporaneo. È un uomo vissuto 700 anni fa, ma con una tale potenza che la sua parola non solo viaggia accanto a noi, ma ci precede. Le sue parole sono anche guida, sono anche prospettiva costante. Ecco, noi abbiamo cercato di affrontare questo da un lato, come dire, in qualche modo intimo. Siamo un piccolo festival, non abbiamo star sovrumane. Abbiamo stasera avuto l'occasione di avere una importante comunicazione del governatore della Banca d'Italia, di cui siamo lieti e orgogliosi e onorati naturalmente, ma abbiamo avuto grandi concerti, perché Dante è entrato nella storia della musica, Dante è entrato nella storia dell'arte. Qui poco dietro abbiamo un artista di strada che sta creando una cosa ispirata a Dante, così come ieri abbiamo ascoltato Liszt con uno dei maggiori interpreti pianistici del grande maestro, e così via, e molte altre iniziative fino a il Dante dei bambini. Quest'anno anche questo momento, le colonnine d'Ercole, i bambini come piccoli Ulissi che vanno alla scoperta del mondo.